Sono Pazox e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Sono uscite delle nuove immagini della nuovissima stagione OJ2, o per meglio dire Remix capitolo 2, perché si chiamerà proprio così. E ci sono almeno due skin svelate del prossimo pass o prossima stagione. Ma prima di analizzare e vedere tutte queste novità insieme, vi ricordo che se vi va di supportarmi all'interno dello shop di Fortnite, potete inserire il codice Pazox. E non importa se è scritto oggi o domani. Nel frattempo, perché non farci anche una bella partita? Con Tientina. Allora, che cosa è successo di preciso? Sto usando nitroglicerina per un valido motivo e non a caso. Molti creator di Fortnite e Epic Partner giapponesi hanno ricevuto questo pacco misterioso da parte di Fortnite. Fatemi atterrare lontano dal mondo perché sennò qua è un casino. Pacco che contiene una marea di roba, anche a tema marshmallow. Quindi marshmallow potrebbe avere un ruolo importante. Silenzio. Quindi marshmallow potrebbe avere un ruolo importante. Ma chi è che dorme qua? Potrebbe avere un ruolo importante o per la fine di questa stagione oppure per l'evento della prossima stagione. Un po' come hanno fatto il concerto di Eminem. Potrebbero fare la stessa cosa di marshmallow. Ma marshmallow non è la cosa importante di questo video, ma bensì tutto il contenuto all'interno di quella scatola. Per prima cosa possiamo notare il nuovo logo che conferma un nome diverso da OG. La nuova stagione infatti non si chiamerà OG2 o capitolo 2 OG, Fortnite Remix capitolo 2. E giustamente ha senso perché OG è il capitolo 1. E ci sono diversi pin dorati all'interno di questa scatola. I primi tre rappresentano le season: stagione 1 capitolo 2, la stagione 2 capitolo 2 e la stagione 3 capitolo 2. Sono semplicemente delle versioni dorate dei pin classici che avevano già gli impiegati di Epic. Oh mio Dio, c'ho qualcuno! Che paura, Hop, con le ali di Katatorn. Via! È vero che con Tientina posso fare questo? E adesso sono tutto cartoon. Beh, più o meno, ha uno stile tutto suo. Signora, devo parlare dei pin! Mi faccia parlare dei pin! Ma quello più interessante, ovviamente, quello che salta più all'occhio, è questo pin. Quello che sembra essere una fusione, un remix tra Mida e Miascolo. Mi fa strano vedere un Mida barra Miascolo. Oh, ma che è? Ma un'altra volta tu, ma basta! Avete rotto? Ok. Erano due amici proprio fastidiosi questi qua. Più che altro io mi sarei aspettato un... Mannaggia, oh! Ma che fanno tutti qua? Mi sarei aspettato più un Mida remixato a palla 8 oppure un Mida remixato a fusione, dato che fusione è l'ultima skin a livello 100 del primo pass. Che paura! Tornati da casa, Gaff, ciao! Mannaggia! Ok. E se invece fosse un'illusione e in realtà è fusionato con Kit Mida? Ricordiamo che c'è anche Kit se si parla di stagione 3. Beh, al 100% sarà Miascolo, però quanto farebbe ridere un piccolo gatto Mida tutto arrabbiato su un robottino tutto d'oro? Chi lo sa? A me farebbe molto ridere e mi piacerebbe anche. Perché Kit, oltre Kat, non ha mai ricevuto un remix. Ed ecco perché salta fuori adesso la questione di TNT... di Tientina che ho messo qui in partita. Perché c'è anche il pin di Tientina fusionata a... boh, Jules? Oppure Oceania, dato i suoi capelli tutti nuovi. Parrebbe essere una fusione tra Tientina e Oceania. Signora? Buonasera, sei svegliata! No? Che ci stava facendo la scampagnata? Un po' mi ha messo paura. Però avrebbe senso Tientina e Oceania, perché entrambe le skin non hanno mai ricevuto un remix, se ci pensate. Tientina, nonostante sia Ed Hunter, non ha mai però ricevuto un remix con il personaggio Tientina. E Oceania, lo stesso trattamento. Mai ricevuto un remix, a parte il modello. Signore! Poi c'è anche Ripley, magari avremo una fusione di Ripley, ovvero Blob, noi lo chiamiamo così qua nel canale. Però non lo so, magari è soltanto una... magari deve soltanto rappresentare la stagione 1. Sarebbe strano vedere due mascotte in un pass molto piccolo. E ricordiamo poi che le skin del pass non devono essere per forza fusionate a altre skin dei vecchi pass, visto che c'era Banana Gelato e il gelato non è mai stato parte di nessun pass, a parte Bananita Gelato. Comunque cacchio come ci ho preso, con la safe.
che sono stato tutto il tempo qua e la safe è qua. Poi ci sono altri pin come la Boogie Bomb, magari per confermare il suo ritorno all'interno del gioco. E poi c'è... Che fa quello? Che fa? Compra la roba? Come si permette a comprare la roba sotto le mie spalle? Oh, riavvi disabilitati. E poi c'è uno stereo, che magari potrebbe essere anche qui il ritorno dello stereo che spacca tutti gli oggetti, tutte le costruzioni. E poi c'è un fattore molto... Oh, sono rimasto contro due. Cioè è rimasto un fattore molto molto importante. La farfalla, che potrebbe avere anche un ruolo importante sia per l'evento finale del capitolo 2, ma anche per una questione di skin, di lore, di... Che paura! Ah, uno contro uno. Eccolo lì, pro player. Signora! Mamma mia, c'ho un cecchino questo! Dimenticavo, abbiamo anche poi il pin di un famoso luogo che è rimasto tutto il capitolo 2. Quel luogo innevato, che ormai non mi ricordo neanche più il nome. Ma non facciamoci fregare da quella specie di corona raffigurata sull'edificio, perché in realtà era soltanto una finestrella, come state vedendo da questa immagine. Chissà, magari però ha una grande importanza quel luogo, magari è lì che succederà il prossimo evento, chi lo sa. Perché pinnarlo, anche se io avrei fatto più un pin dell'agenzia, però vabbè. Mentre le videocassette e tutte quelle cose lì è un remix, da quel che dicono i creator, fatto da Marshmello proprio per i creator. E non posso farveli ascoltare qui perché probabilmente è copyright e quindi non posso. Le skin remixate che mi aspetto io, sia nello shop che nel pass, sono skin come Rimedio contro Tossina, che secondo me... Rimedio si merita un bel remix, ma soprattutto anche Palla 8, come ho detto prima. Palla 8 ha anche questo stile tutto corrotto, e chissà, magari possono fare un qualcosa, magari possono fare una Jules Palla 8, chi lo so. Sarebbe anche bello fusionare un maschio e una donna. Turk non lo so, non ce lo vedrei bene con nessuna fusione. Anche lo stesso Zero, che comunque è il punto zero fatto a skin, o Fusione, che avrei voluto vederlo in versione Mida, dato che anche lui la versione oro, un po' come se fosse Spettro. Abbiamo anche Agente del Caos da fusionare, anche se dopo Poseidone ho perso un po' la voglia di Ripley. Ma magari Tintina avrà la fusione con Sky, chi lo sa, potrebbe essere divertente. E una maglia, non so se la vedremo mai, magari una maglia nello shop, però personalizzabile sempre. E la fusione di Bananita sicuramente con Deadpool. E infine la stagione 3, Jules, spero di vederla. Anche un Jules maschio, eh. Io Jules la vorrei fusionare con Fade, così abbiamo una Jules tutta viola con dei poteri. E Oceania, beh, potrebbe essere anche lei fusionata con Tintina, visto i capelli. Kit, chi lo sa? Kit magari nello shop avrà qualcosa. A voi che remix di skin piacerebbe vedere all'interno del gioco? Scrivetelo sempre qua sotto. Siete contenti delle prime due skin svelate oppure no? E non dimenticate di iscrivervi, lasciare un bel like o quello che vi pare. Io non posso fare altro che salutarvi con un dolcissimo e chiarinissimo hehe. Gioca Fortnite con fiamme negli occhi, le zampe veloci, pronto a combattere con la carica del rock. Si fa strada per vincere.